Questo programma è offerto da Porte di Catania, centro commerciale Auchan. Buongiorno a tutti telespettatori di Happy TV. Ci troviamo oggi alle porte di Catania, nel centro commerciale, qui con Leonardo De Carli, la webstar che ha solo 25 anni, è diventata famosissima sul web, prima su YouTube con 600.000 iscritti, poi su Facebook con 750.000 mi piace. Vuoi dire qualcosa innanzitutto per salutare i nostri amici Happy, soprattutto tutta la Sicilia, Leonardo? Allora, ciao ragazzi, ciao a tutti gli amici di Happy. E appunto io sono uno molto happy quando faccio queste cose perché mi piace rendere felici le persone, quindi non potevo che far altro che un saluto a voi. Ciao. Allora, Leonardo, cominciamo innanzitutto, è la tua prima volta che vieni qua in Sicilia, oppure magari l'hai già visitata, parlo da Leonardo De Carli, giusto? Quindi non da turista casuale, un po'. Allora, da Leonardo De Carli l'ho visitata, anzi facciamo che da turista ho visitato Palermo nel 2000 e, non lo so, ero troppo piccolo, quindi 2000 tipo e 1, cioè avevo 11 anni. Poi sono venuto lo scorso anno, sono stato a Catania, a Gangi e a Palermo e mo sono tornato a Catania. Adesso hai fatto un pochino di giro, hai assaggiato qualche arancino, magari qualcosa di tipico della Sicilia? Sì, purtroppo sì, ragazzi. Come Infatti. purtroppo? No, scusa, aspetta, che qua c'è da fare una precisazione. Perché purtroppo? Perché avrò preso 4 kg soltanto in tutte le date che sono venuto a Sì, fare qua. vabbè, tutta sostanza. Sì, sicuramente. Piuttosto, ma sappiamo tutti che è tipico di Leonardo sono sicuramente i suoi video. I video che lo hanno reso celebre, che l'hanno reso popolare. Dei video in cui l'emblema sono sicuramente le tue capacità di travestimento, le tue facce buffe. Infatti ti volevo chiedere, ma le tue facce, ok? Come fanno molti YouTuber, come fanno molti attori? Sì, tu ti ispiri a qualcuno o sei un autodidatta come mimica facciale? No, sono super autodidatta. Da ragazzino che facevo queste cose e le ho continuate adesso appunto con facendole sul web. Però diciamo che io ho una faccia per ogni situazione. Ok, molto ambigua devo dire come. Sì, bellissimo. Ok, piuttosto ci vuoi raccontare come nascono i tuoi video? Perché si vede che comunque è qualcosa di elaborato, anche se magari fanno ridere, ma c'è sempre un lavoro dietro. Quindi come nasce un'idea, come avviene il montaggio e cosa ti aspetti dal video successivamente? Allora, in realtà, grazie per l'elaborato, però. In realtà degenerata la cosa, va bene? No, in realtà mi ispiro molto a quello che mi accade quotidianamente, a quello che mi accadeva prima quando abitavo con i miei genitori. E è tutto molto divertente perché io estremizzo la vita quotidiana delle persone. Quindi, magari se faccio un Vine a 25 anni, un video su quello che mi accadeva a scuola, vedo che comunque le stesse cose capitano ai ragazzini da adesso che continuano ad andare a scuola. Quindi sostanzialmente un cabaret formalizzato come video, perché tu appunto estremizzi quello che è la vita quotidiana. Noi ci Esattamente, sì. sappiamo che sta per uscire tra l'altro un tuo film, il 22 ottobre, e hai anche pubblicato un libro, ce ne vuoi parlare sinteticamente magari? Allora, l'anno scorso è uscito il libro, ho avuto anche il piacere di presentarlo qui in Sicilia. Il libro si intitola, ha un titolo molto, molto, diciamo, aureo, un ennesimo stupidissimo libro. E parla in Fantastico. realtà della vita del castoro, quindi che sarei io, la storia del castoro, la storia di come, diciamo, il web può darti tantissime opportunità. E è stata una gran figata scriverlo. Poi quest'anno uscirà il 22 ottobre Game Therapy con Favij, Federico Klapisz e Zoda, un film che diciamo trae effetti speciali e una storia d'amore, bla bla bla. Io sarò un personaggio completamente differente da quello che faccio quotidianamente nei video. Sarò un insegnante di yoga, il fratello più grande di Klapisz, quindi completamente differente da quello che faccio nella mia vita quotidianamente. E parla proprio principalmente, è una metafora della vita di molti giovani da adesso che spendono e che spendiamo il nostro tempo dietro uno schermo senza magari dare un po' importanza a, che ne so, a un bel libro o a tutto ciò che ci circonda fuori. Quindi comunque anche un libro che magari ha un significato dietro magari la risata. Ci vuoi infine parlare magari di come ti vedi tu tra 5 anni e soprattutto cosa ti aspettavi, come se ti aspettavi questo successo e come appunto ti vedi fra del tempo? Allora, tra 5 anni non me ce voglio vedere perché tra 5 anni ho 30 anni, Facciamo fra quindi 2 anni. fra due anni, no, facciamo che io in realtà sono uno che non pensa mai troppo a quello che succederà dopo tra tanto tempo, perché comunque ho imparato a capire che la vita ti offre delle possibilità giorno per giorno, Su quindi magari. improvvisazione, quindi Sì, magari. magari tra 2 anni non succede niente, però magari tra 2 anni e un giorno succede, che ne so, che faccio un film con Will Smith, che è il mio attore preferito. Giusto per citarlo a caso, non l'hai Sì, mai detto nei video. ciao Will. Ok, a
Allora, direi che noi innanzitutto ti ringraziamo per l'intervista. Grazie mille a voi ragazzi, grazie mille a tutti gli amici di Happy TV, grazie mille veramente, grazie. Ti chiediamo un saluto per tutti i fan siciliani, sia tuoi, anche se sappiamo che non ti piace chiamarli fan. Come ti piace chiamarli? Magari amici? Amici. Li chiamiamo diciamo, amici. Sì. Per tutti gli amici anche di Happy TV. Vai. Salutiamo Happy TV e i fan della Sicilia, gli amici della Sicilia, da Leonardo De Carli. Ciao ragazzi, ci vediamo tra poco e sicuramente tornerò, perché la Sicilia è una delle regioni che io adoro di più, perché il sud è il sud. È il sud. Bene, allora, per Happy TV, dal centro commerciale Porti di Catania, Walter Zanti. Sono stati molto contenti, sapevano che questa sarebbe stata la mia ispirazione, la mia aspirazione più che ispirazione. Cioè, e quindi niente, sono stati molto contenti, speriamo. Ah, ma sono io? No, beh, bellissimo. Sono io e Ripoto. Dov'è? Ah, ecco. Ultima domanda, ecco. Come la domanda? Greta. Greta, sei emozionata? Abbastanza. Oddio, cos'è? Guardando il pubblico di Catania. Beh, una gran figata. Però stanno non sono venuto con la maglietta che mi hanno regalato a Catania l'anno scorso. C'era scritto. Oddio, più un pa. Meglio. Aspetta. Facciamo la Dialect Challenge. Meglio va. Meglio pazzo. Che sta su Google? Me lo scrivete, me lo scrivete. Meglio pazzo. Che cazzo. Aspetta che ve lo faccio dire, devo fare la Dialect Challenge. Più persi, cade persi. Meglio pass, passo. Meglio persi, cade persi. Aspettate, meglio pass, cade persi. Sembrava pure. Era bellissima la maglietta. Vabbè, basta, non mi accollo più ragazzi, adesso facciamo le foto tutti insieme, però. Allora, aspettate. Fermi tutti. Oddio, che è successo? Dobbiamo fare prima qua. Compro ste cagate, io siamo so quello manco di. Siamo venuti. Ritiro questo. Allora ragazzi, come si fa su sta cosa? Qualcuno sa? Allora fatto, facciamo il selfie. Nel frattempo che Leonardo prepara tutto. Prego. Pronti col selfie. Allora ragazzi, rialzate tutto quello che c'avete. Parto prima da qua, ok? Alzate le mani per favore. Troveremo fino a qua, ne faccio uno da qua, alzate tutto, ok? Aspetta un altro di qua, arrivo di qua, ok? Adesso però dobbiamo girare il video, ragazzi, aspettate, l'ultimo. Signora, allora ragazzi, al volo, un secondo di silenzio, io faccio guarda mamma non c'è nessuno e lì fate casino, ok? Silenzio, E voi dentro, grazie. Spostati! Mamma, oggi sono a Catania e non c'è nessuno. Grazie ragazzi, vai con le foto. Vai. Sì, bravi. Ok. Ragazza, Dai iniziamo, possiamo? Faccio. Dai, iniziamo. E vi ricordiamo a tutti che dovete scendere dai tavoli, dovete scendere, è pericoloso, dovete scendere dai tavoli. Ok, dai! Vai! Leonardo! Leonardo.
Vai, 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 vedete, guarda! Piccoli eroi crescono! Panizzetti? Vai! Mettilo, Mauro, per me, ce l'abbiamo mai! L'arbitro, ce l'abbiamo mai! Di Catania con tre fan di Leonardo De Carli. Tu sei? Martina, Irene, Vittoria. Facciamo vedere innanzitutto il poster che avete, perché sicuramente è qualcosa di fatto a mano da un vero fan. C'è scritto, leggetelo? Non lo leggo da qua. Ecco, loro l'hanno scritto però non sanno leggerlo, una cosa. Leggi. Leggilo, che tu lo sai. Allora, qua dice un ennesimo stupidissimo video. Mentre so I'm the dreaming with my chin in the palm of my hand about you. Ok, fantastico, che in italiano vuol dire? sto sognando con il mento appoggiato sul palmo della mia mano, sto sognando te. Mentre là c'è scritto you are the stars in my heart and the blood in my veins, the roar of the turning and the calm of the rain. Cioè, tu sei le stelle nel mio cuore, il sangue nelle mie vene, il tuono che inizia il temporale e la calma della pioggia. Ok, chiarissimo, devo dire, una cosa fantastica. Come, ok, lo potete chiudere perché sennò ci occupa tutta la scena. Da quanto seguite Leonardo? Tanti anni. Sì. Da quando ha iniziato quasi. Da quando ho iniziato? Tu lo sai che prima faceva video di parkour? Sì, sì. Anche già dai video di parkour, stiamo parlando di anni e anni fa. Sicura, sì. E invece cosa vi piace di più appunto di Leonardo? Che mi sembra sei proprio fan accanite, devo dire, una cosa fantastica. È un ragazzo stupendo, meraviglioso, simpatico, dolce con tutti e quindi è bellissimo secondo me. E riesce anche a farci ridere in qualsiasi modo, anche semplicemente dicendo qualsiasi parola ed è stupendo. Quindi qualsiasi cosa dice, parla scoiattolo, gente che vola via a casa, loro ridono, una cosa fantastica. Tu, cosa ti fa ridere di Leonardo? Perché è simpatico e spontaneo e dice quello che pensa. Quindi anche tu fai ridere perché stai dicendo quello che pensi, eh? Ah, ok. Ok. Beh, perché è una persona solare, quindi guardando i suoi video, cioè, lui ti rende felice, riesce a farti sempre ridere, quindi c'è una brava persona e riesce a farti stare bene. Quindi sostanzialmente voi guardate i video perché comunque appunto vi tira sul morale, magari quando anche siete giù vi fa ridere. Ora, se vorreste dirgli una cosa, dire una cosa a Leonardo, potete dirgli solamente una cosa, una alla volta, cosa gli direste? Grazie. Di niente, non ti preoccupare. Ah, Leonardo! No, grazie, grazie perché, grazie? Perché con i suoi video riesce sempre a strapparmi un sorriso anche quando magari non ne ho proprio voglia, ed è grazie a lui, quindi grazie. È anche un gesto nobile questo. Di non smettere mai di fare video perché comunque ci rende felici. Anche questo, perché vi rende felici. E tu? Grazie per tutti i sorrisi che ci hai regalato con i tuoi video. Devo dire, vi siete messi d'accordo per dire grazie? No, è una cosa spontanea, ok. Quindi, Leonardo, abbiamo qua tre fan che ti vogliono ringraziare. Noi vi ringraziamo per l'intervista che ci avete concesso. Un saluto per PTV. Ciao. Ciao. Ciao! Sono tutte coordinate. Allora, siamo qui in compagnia di altre fan. Abbiamo qui Martina e Alessia. Ok, abbiamo qua Martina e Alessia. Martina e Alessia sono anche loro delle grandi fan di Leonardo De Carli. Cosa vorreste dire al vostro idolo in questo momento? Io vorrei fare solo una foto e un autografo, niente di che.
penso tutte queste persone vorrebbero fare qua una foto, qualcosa di... Ecco, possiamo vedere giusto giusto, sta abbracciando e sta firmando autografi da qualcosa come 3 ore. Esattamente. Tu cosa vorresti dire invece? No, niente, spero solo che continui a fare video. Comunque è abbastanza divertente guardare i suoi video, quindi... Infatti il motivo per cui seguite Leonardo De Carli è proprio questo, immagino. Sostanzialmente come l'avete conosciuto e perché adesso lo seguite ancora? Io l'ho conosciuto per sbaglio, cioè stavo guardando questi video su YouTube, l'ho conosciuto e poi ho continuato a seguirlo. E lo seguo tutt'oggi perché ancora mi fa ridere, quindi... Anche per, appunto, per farti sorridere. Tu? Io invece guardavo video su YouTube con mia sorella e quindi abbiamo visto anche un poco di lui. Sostanzialmente l'idea di fondo è appunto la stessa, perché si segue un personaggio, comunque un idolo, perché ti fa ridere e quindi ti tira su l'umore, giusto? Ora, avete già avuto la fortuna di fare una foto, no? No. No. Sono certo che se aspetterete ancora 6 ore e mezzo ce l'avrete la fortuna per una foto. Un autografo, qualcosa. Quello sì. È la prima volta che lo vedete magari dal vivo. Per cui è già venuto in Sicilia. Sì, sì, è già venuto, però noi non ci siamo. Non l'avete visto. Ci sarà magari occasione anche in futuro. Tanto lui ha detto che non smetterà di fare video e voi crescerete. Giusto, quindi... riusciremo a vedere di persone e farci una foto. Assolutamente. Ok, finiamo magari cosa vorreste dire a Leonardo se ora ce l'aveste davanti. Cosa vorreste dirgli? Che continua a fare video e, e che farà fare a tutti un autografo e una foto. Quello speriamo tutti. Tu? Boh, che è un grande, cioè è troppo divertente. Ok. Allora direi che possiamo terminare con un saluto per Happy TV. Salutiamo allora Happy TV da... Marti. E? Alessia. Siamo qua con un altro fan, lui è... Christian. Christian, un altro fan di Leonardo De Carli. Christian, cosa pensi di Leonardo De Carli, che sicuramente è la prima volta che lo vedi anche tu, vero? No, è la seconda. Ah, la seconda. Già quando è venuto qua in Sicilia la prima volta l'hai incontrato, immagino. Cosa vorresti dire a Leonardo De Carli se ce l'avessi in questo momento di fronte a te? Ce l'hai di fronte tu, cosa gli vuoi dire? Bravo, che è un bravo youtuber. È un bravo youtuber e tu lo segui perché immagino ti faccia ridere, perché sì. da quant'è che fa video più o meno? Ora non lo ricordo. Ormai si parla di anni e anni, perché ha iniziato anche con video differenti rispetto a quelli attuali. Se tu potessi magari dirgli qualcosa, non solamente appunto grazie come vorrebbero dire altre persone, o ti seguo tantissimo, cosa vorresti dire al tuo idolo? Grazie per farmi sorridere. Cosa ne pensi anche dei suoi video magari, che sono divertenti e tendono a non calare, anche di humor? Sì, regalano un sorriso anche quando si è tristi. Terminiamo allora con un saluto per i nostri amici di Happy TV che ti stanno vedendo e ti stanno seguendo soprattutto. Ciao agli amici di Happy TV. Ok, saluto di nuovo Happy, come direbbe Leonardo? Questo programma è stato offerto da Porte di Catania, centro commerciale Auchan.